Allora, siamo qui col presidente del Guadalajara, che è per questa prima di Coppa del secondo girone. Penso una partita, che una Coppa che voi tenete sicuramente, perché è un passo in avanti che potrebbe anche essere buono per il proseguo del campionato, non si può mai sapere. E oggi ho parlato con Reitano prima, ho visto che vi sono mancati un po' di giocatori, però allo stesso tempo ha fatto un turnover giusto per anche far sfruttare anche gli altri ragazzi. Una bella partita, direi un giudizio positivo, penso io. Sì, sicuramente un giudizio positivo, perché il Sovarato gioca bene, non la squadra da Galati non la scopro certo io, quindi era un test importante. Però voglio dire, su quanto riguarda la Coppa, ci teniamo nel modo giusto, noi non abbiamo grilli per la testa, cioè facciamo questa Coppa con la serenità, se riusciamo a passare il turno lo passiamo, se no è uguale, non ci sono problemi sotto questo punto di vista. Vuol dire che l'obiettivo principale per come è stata costruita la squadra è per il campionato. Guardi, io vorrei dire una cosa, ne approfitto adesso. Noi abbiamo costruito una squadra importante, sicuramente è importante, però l'abbiamo fatto consapevoli, non per fare quello che magari la gente dice o vuol vedere, però l'abbiamo fatto perché non abbiamo il campo sportivo, prima non ce l'abbiamo a disposizione per 3 mesi o 4 mesi. In secondo luogo siamo una matricola e arrivare nel campionato di eccellenza, dove ci sono più fiore di calciatori, visto che c'eravamo già stati 5-6 anni fa e abbiamo visto com'è la categoria, e adesso sicuramente c'è un tasso tecnico molto più elevato, non volevamo essere spiazzati. Per noi rimane l'obiettivo principale quello di mantenere la categoria. Questo è l'obiettivo principale. Presidente, l'aiuto io, non è vero che è una matricola, però non siete partiti per vincere il campionato, siamo partiti per almeno arrivare ai playoff, perché la squadra è importante, diciamo, per i giocatori che ci sono rispetto agli altri. Io sì, sono consapevole, non siamo mai nascosti, però c'è un giudice supremo, che è quello del campo. Presidente, e allora... i playoff sono 5 squadre, non è uno. Sì, no, voglio dire, però c'è un giudice supremo che è quello del campo. Sì. Io ritengo che nella categoria ci sono delle squadre, alcuni attrezzati molto più del Guardavalle, altre sono dei veterani e quindi conoscono perfettamente la categoria, e di conseguenza, anche avendo magari una rosa meno qualitativa a disposizione, però sicuramente diranno la loro e metteranno in difficoltà parecchie compagini. Quindi quello che vi manca rispetto a Scalea, a Montalto, a Roccella, che diciamo sono le squadre Acri, che sono più avanti, forse no, nel senso che, che non sono matricole, che sono squadre che hanno già un'esperienza dell'eccellenza, esatto. E quindi partono con un piede diverso rispetto al voi siete giustamente una matricola. Sicuro, ma quello che ci manca è la convinzione. La determinazione. La convinzione e la determinazione che noi abbiamo fatto la squadra per mantenere in modo egregio la categoria. Dopodiché io posso arrivare settimo, ottavo e non ne faccio un dramma. Se riesco ad arrivare ai playoff è un bene, se non ci riesco l'importante è evitare la griglia dei playoff. Benissimo. Questo è quell'obiettivo del Guardavalle. Benissimo, adesso questa è stata una cosa molto importante, così abbiamo smentito tutti quanti quelli che cercavano di spingere questo Guardavalle il più possibile nella griglia dei playoff. È sicuro questo. Non ne faremo un dramma. Lo dico io, Presidente, lo dico io, però, che voi nei 5 della griglia dei playoff ci siete sicuramente, al di là di tutto. Supremo. Rispetto alle altre squadre che ci sono, poi è sempre il campo che conta, e giustamente mi pare che il campo per voi sia molto penalizzante se prima non arrivate a giocare in casa. Sicuro, e poi oltretutto abbiamo iniziato il campionato con delle deficienze a livello proprio di materiale umano, perché basta vedere nel campo, noi stiamo facendo a meno di Mambolenti, stiamo facendo a meno di anche Alessandro Ritano, che stiamo provando in tutti i modi per recuperarlo, e quindi sono delle pedine importanti che a noi ci vengono a mancare, e di conseguenza ne facciamo di necessità virtù. Si stanno adattando gli uomini che abbiamo, si stanno adattando, anche se dico egregiamente, però sono obiettivo, penso che a livello qualitativo qualche cosa in campo la lasciamo rispetto a quello che possono essere i parametri di quando ci sarebbe la formazione titolare in campo. Allora diciamo un'altra cosa, la dico io, non per lei, che gli over che avete rispetto agli altri over, le altre squadre sono alla pari, forse voi non siete alla pari con gli under, perché ricordiamo che sono 4 under e quindi gli under sono il 40% di nostro. Sì, forse abbiamo fatto qualche errore, sicuramente si sta vedendo. È probabile che ci siamo preoccupati più dell'over che meno degli under, però
abbiamo un po' di tempo per farli assemblare. C'è qualcuno che è importante, qualche ragazzo che è bravo e si vede che è importante, però è vero che probabilmente non siamo ancora nell'ottica di avere degli under preparati al massimo. Benissimo, grazie al Presidente Vedè e in bocca al lupo. Grazie.